Siamo con Veronique Braida, una delle protagoniste della grandissima rimonta del Brescia. Veronique, allora intanto complimenti per la vittoria. Per me sei stata la migliore in campo. Ti chiedo, ti aspettavi di poter impattare così tanto quando sei entrata? Ma sinceramente no, però sono entrata con convinzione, con voglia di cambiare la partita, come hanno fatto le mie compagne che hanno giocato prima di me, quindi sono molto contenta per la nostra vittoria. Il rimonto è ancora più bello. Secondo te cosa è mancato nel primo tempo per tirare fuori subito il bel gioco che il Brescia ha fatto vedere poi? Ma probabilmente dovevamo crederci un pochino di più. Poi nel secondo tempo comunque ci abbiamo creduto molto di più sulle seconde palle e si è visto. Grazie Grazie a mille, voi. complimenti. Mister Nicolini del Brescia, mister, complimenti, una vittoria bellissima, un breve recap, stava vincendo Pavia 2-0 alla fine del primo tempo, Brescia che alla fine esce vittorioso in casa per 4-3, volevo chiederti cosa hai detto alle tue all'intervallo. Ho chiesto semplicemente una reazione dal punto di vista del cuore, dell'amor proprio, di quello che si fa, perché la squadra in campo non è stata come vogliamo essere. Nei primi 45 minuti siamo mancate in questo. Poi devo dire che hanno dato una risposta alle richieste che noi abbiamo fatto a fine del primo tempo e siamo riusciti a ribaltare un risultato, oltretutto che ci ha visto andare sotto ancora 3-2 e ribaltare doppiamente ancora per arrivare alla vittoria finale. Infatti, devo riconoscere che il triplo cambio che hai fatto al decimo minuto, ma già al secondo tempo era iniziato col Brescia che spingeva molto di più. Quello che mi è sembrato durante la partita è che più che il gioco è mancata la capacità di finalizzare, perché anche nel primo tempo il Brescia aveva avuto delle occasioni interessanti e che però è proprio mancato l'ultimo tocco per indirizzarla in porta. Sì, sono d'accordo. Oltre ai 4 gol che abbiamo fatto, non siamo state, diciamo, brave e lucide nella finalizzazione perché abbiamo avuto tante altre opportunità, sia nel primo che a inizio secondo tempo. Potevamo trovare il 2-1 ancora prima, però questo poi succede, l'importante è creare situazioni e palle propizie per fare il gol, sul resto ci lavoreremo. Grazie mister, in bocca al lupo per le prossime. Grazie mille a voi, viva!